Quella che vi faccio vedere qua a schermo è la tabella del THI, Temperature Humidity Index. Voi vedete che come su questo asse vengono riportate le temperature a partire dai 22 gradi e qui le umidità relative con uno scarto di 5 punti di gradi di umidità. Allora, voi vedete che una netta linea di demarcazione c'è qui dove c'è appunto il 72, che è considerato il THI limite oltre il quale, ovvero sopra il quale, c'è un elevato grado di sofferenza nella bovina. Poi vedete una fascia da 73 fino a 78, da 79 a 84 e THI superiore a 85. Tanto per capire, la vacca da latte soffre già sopra un TH di 72 e secondo molte ricerche si parla già di sofferenza sopra il 68-70 di THI. Per fare un esempio, alla temperatura ambientale di 27 gradi con un'umidità relativa del 30% si raggiunge già il THI di 72. In realtà anche a basse temperature, cioè a 23 gradi con un'umidità relativa molto elevata dell'85%, avremo un THI di 72. Questo cosa sta a significare? Che voi potete calcolare il THI mediante la formula che vi ho fatto vedere o che vi farò vedere nei filmati. In realtà, con questa semplice tabella visionabile su internet e con un semplice strumento che misura la temperatura ambientale e l'umidità relativa, siete in grado di definire in ogni parte della vostra stalla il THI momentaneo. Quindi mi raccomando, con solo 10 euro potete fare questa valutazione con un misuratore portatile e capire quanto soffrono i vostri animali allevati. La comprensione è l'inizio del meccanismo con il quale poi agirete di conseguenza per migliorare le condizioni ambientali di allevamento delle bovine. Grazie per l'attenzione a tutti. In questo foglio di Word ho riportato quella che è la formula per calcolare il THI, ovvero la formula ripresa da questo ente bibliografico, che è la più comunemente utilizzata. Il THI, appunto, è calcolato nel seguente modo. Si considera la temperatura dell'aria, a questa si sottrae un numero che deriva dalla seguente equazione. 0,55 per l'umidità relativa viene sottratto a 0,55 e viene moltiplicato per un altro numero che è legato alla temperatura dell'aria meno 58, che è una costante. Chiaramente dovremo calcolare la temperatura dell'aria mediante la valutazione della temperatura ambientale, che qui vedete espressa in gradi centigradi, per 1,8 e a questo deve sommato, essere sommato il valore più 32. Mentre il valore di umidità relativa è quello normalmente preso dai normali strumenti aziendali. Quindi faremo proprio un esempio di questo calcolo in modo tale che ognuno di voi possa impostare o questa formula su Excel oppure possa trovare i sistemi di calcolo presenti online. Se preferite usare la formula per fare un rapido calcolo del THI, usate questa, altrimenti potete tranquillamente utilizzare la tabella che vi ho fatto vedere in un altro video. Mi raccomando, misurate il THI per cercare di capire nei vostre varie aree dell'ambiente di allevamento quanto rischiano lo stress da caldo gli animali durante l'estate e talvolta anche durante la primavera. Spero che questo breve video ti sia stato utile. Mi raccomando, cerca su internet questa formula e applica il calcolo nelle varie aree del tuo allevamento. Se volessimo quindi calcolare il THI, vedete come possiamo applicare tranquillamente questa formula, sostituendo nella TA la temperatura dell'aria appunto con questa equazione. Vedete quindi qua sotto la formula completa per il calcolo del THI. Quindi adesso facciamo un esempio di calcolo. L'ho fatto io qua per voi prendendo in considerazione una temperatura ambientale di 26 gradi centigradi e una umidità relativa del 30%. Mettendo quindi il 26 all'interno di questa formula, cioè qua, otteniamo questa formula. Mettendo l'umidità relativa espressa in percentuale,
quindi 30 diviso 100, 0,30 qua, e rimettendo ancora la formula della temperatura ambientale qui. Vedete come sviluppando questa formula, quindi sostituendo i valori e facendo i calcoli, non me ne vogliano i matematici per gli errori delle parentesi che ho messo, voi potete tranquillamente per vari passi risolvere l'equazione, arrivando quindi a questi numeri, vedete come 26 per 1,8, questo dà 46,8, come 0,55 per 0,30 vi darà 0,165, facendo questa somma 46,8 più 32 avrete 78,8, facendo quest'altro calcolo 0,55 per 0,165 otterrete 0,385 e via dicendo, otterrete quindi che il THI risultante finale sarà 78,8 meno 8, pari a un THI di 70,8. Per gli amici questo verrà approssimato a 71, tanto per capirsi, l'approssimazione è 71. Se vogliamo andare a vedere se per una temperatura ambientale di 26 gradi centigradi e umidità relativa del 30% il nostro THI è 71, andiamo a vedere la tabella di riferimento dove appunto seguiamo il 26 gradi centigradi che è qua, ve lo dico io, e il 30% di umidità che è qua. Incrociando i dati vedete appunto che 71 è il valore tabulato. Quindi decidete voi se usare la formula o eventualmente usare la tabella precostituita. Spero che vi sia stato utile per fare il calcolo del THI e quindi capire da dove scaturisce questo numero finale che trovate spesso sulle centraline elettroniche che valutano il THI nella vostra azienda di bovine da latte. Saluti a tutti. Sabato 10 giugno 2017 ci sono 30 gradi.5. E vorrei fare dei video per lo stress da caldo della vacca, quindi vado a comprare subito al primo negozio di cinesi che trovo un bel rilevatore di temperatura e di umidità. Nel negozio si può scegliere tranquillamente un termometro digitale o un termometro con igrometro non digitale, quindi da ambiente, oppure, che è quello che prenderò per voi al costo di ben 3,90 euro, un bel termometro con igrometro che controllerò nei prossimi giorni se è ben tarato con le centraline. Bene, prendiamo questo, facciamo il grande investimento.